match incredibile di Godomania, l'evento più assurdo e più incredibile e più epico. E c'è del godo, incredibile. Sua maestà, io gli ripeto quello che ho detto nello scorso video. A me fa piacere che è di buon umore, ma il prossimo incontro tocca a noi. E Sus, devi essere coraggioso. Comunque il vostro scheletro difenderà Sus. E chi tocca Sus, il vostro scheletro lo distrugge, Insomma, mi sento però così una merda. Non posso fare niente. Non ho godo. E non posso diventare una spada, Sus. E cazzo. Sus, adesso calmati, dobbiamo fare mente locale e calmarci un attimo. Adesso tocca al nostro incredibile colleghi Faber, che dovrà sconfiggere il... Sus, come si chiama? Si chiama il Gabsauro, e Faber era un po' Sus sul creatore di quel coso. Io non ho mai visto né godo verso quel coso. Sì, effettivamente non abbiamo mai visto creature dinosaurose. Abbiamo visto cose tentacolose e un sacco di cose strane, godo. Quindi forza Faber, vinci per il tuo gruppo incredibile. E poi c'è pure quella palla clown che si chiama Fus. Sus, che ne pensi di Fus? Adesso il vostro Sus ha pensieri più importanti. Però Fus off dai coglioni, coso brutto. Ecco, bravo Sus, che è sempre consapevole e non pensa alle possibili conseguenze. Insomma, sono preoccupato. Vabbè, comunque vai Faber e noi ti osserveremo da lontano. Maledetto pagliaccio, mi ha fatto malissimo quel pagliaccio infame con quel Gabsauro. Che poi scusa, Gabsauro non era uno dei fighters? Mi sa proprio di sì, era uno dei fighters. Me lo ricordo benissimo. E io lo so perché ci stavo, ero molto amico con lui, con quella persona. È vero, Faber non era proprio amicissimo di lui. Ragazzi, non avete idea, effettivamente. Non mi stava proprio simpatico, diciamo la verità. Il fatto che lui abbia il Gabsauro significa che quella persona si è alleata con lui. Oppure... Però, dai, io credo in quella persona, quindi secondo me, più che alleata, forse è stato... derubato delle sue creature. Cosa ne pensi? Può essere. Dai Faber, lo so che voi non siete proprio amici. Capito? Però non trattarlo così. Secondo me non è proprio un cattivissimo, ecco. Quindi sicuramente è stato truffato in qualche modo. Sicuramente. Cosa ne pensi, Klaus? Beautiful. Klaus ha sempre ragione. Comunque, sei pronto? Faber, mi dispiace che, cioè, solo tu puoi partecipare a questo duello, insomma, se partecipiamo noi, poi chissà che cosa ci imbrogliano, sai com'è. Quindi, comunque staremo allerta, se vediamo imbrogli, interverremo. Non so parlare nemmeno io, sono agitato. Interveniremo? Non so nemmeno parlare, io non so mai parlare. Ci siamo una scimmia di... Non ti permettere pure tu, bastardo! Stavo scherzando, dai, Tranquillo ragazzi, me la vedrò io. Dovreste sapere che c'ho un po' d'anni di esperienza nei combattimenti. Peggiotti, non mi sottovalutate, capito? Guglielmo, fammi prendere il mitra, Guglielmo! Prendi il mitra! Subito, signor Faber, vado! Signor Faber, ho preparato, come avete detto, tutti i suoi strumenti. Quando vuole, sul campo di prova ci sono tutti, potrà provarli e fare i test che servono. Perfetto, bravo Peggiotti. Ma andiamo e vediamo se funziona ancora. Purtroppo, alcuni oggetti dal Godverse non mi sono stati ricevuti. E allora, alcuni che li ho ricevuti, però, non funzionano bene. Bisogna provarli, capito, Peggiotti? È giusto. Ma sai che io non li ho mai visti i tuoi strumenti, solo uno, mi sa. Me li puoi spiegare un attimo? Tranquillo, Peggiotti, ma vieni con noi e così ti spiego come funziona. Eccoci qua sul campo di prova, Peggiotti. Allora, Guglielmo, dove sono gli oggetti? Eccoli, sono, come vedete, questi due, purtroppo. Peggiotti, sono questi due, ci abbiamo! Signor Faber, cosa vuole da me? La verità, solo questi sono stati trasportati dal Godoverse in questo universo. Non ci posso fare nulla, io. Maledetti. Va bene, ci accontenteremo di questi due oggetti che mi appartengono. Ci sarebbe anche un terzo, ma quello va usato solo in casi estremi. Vabbè, comunque.
Scusa, Faber, ma questi sarebbero i tuoi oggetti? Non mi sembrano molto pericolosi, eh? Chiaramente non hai capito nulla, eh? Benito, non sai nulla di queste cose, sono pericolosissime, non ti consiglierei di avvicinarti, ecco. Scary, scary. Esatto. Ora vi faccio vedere il primo è la fiamma de Faber. O la Faber fiamma, ma vi faccio vedere come funziona, capito? Innanzitutto, questa fiamma ha inizialmente uno scopo di rituale, di purificazione, capito? Però può essere usata pure come attacco. E quindi è molto importante. Io la usavo nel Godverse per delle cose che non posso dire. Però in questo universo la useremo nello scontro. Come funziona? Tu bisogna recitare una formula nel nome di Osso, Mastrosso e Scrocrosso. Ecco. Purtroppo, come vedete, la fiamma è scarsa. Si illumina un attimo. Tanta intermittenza perché il potere del God è scarso in questo universo, non è ancora pi al pieno della forza, vedete? È per questo che non vorrei proprio usarla perfettamente e bisogna fare i test, perché se no, vedete, in 2 secondi si spegne la fiamma e non va bene. E poi bisogna ripetere di nuovo la formula e sprechi tempo. In battaglia non è che c'è tutto questo tempo, capito? Vabbè, insomma, diciamo che funziona, vediamolo per buono. Ma vi mostro quest'altro strumento. Il Faber cannone, ma vediamo. Picciotti, ma proprio lì vi dovete mettere per guardare, scusatemi un attimo. Non ci ragionate con la testa. Ah, Picciotti, se vi mettete lì vi prendo in pieno, capito? Ma Effettivamente dovremmo forse spostarci. siamo un pochino stupidi. Bah, tranquillo, mi sposto io. Durante l'utilizzo di questo strumento bisogna fare a più pallida attenzione e quindi bisogna controllare che lo strumento sia funzionante nel suo toto. Ecco, vediamo. Ma ora che cosa si fa? Il primo step è aprire i generatori. Apriamo i generatori. Eccoli, generatori 1 e generatore 2 aperti. Perfettamente. Picciotti, che ne dite? Aperti perfettamente, signor Faber. Ecco, e mo, prestate attenzione, ragazzi. Prestate attenzione. Cannone Faber. Picciotti, vi è piaciuto il co... lo sapevo, guardato. Non dovete più fare attenzione. Ecco come siete finiti. Signor Faber. Ma... Meno male che vi avevo detto di fare attenzione. Allora, a quest'ora, se voi l'avete messo di fronte, eravate morti. Ma, vabbè, lasciamo stare. Comunque, diciamo che l'oggetto funziona. Se non dovessero funzionare, non ci abbattiamo. Sono sempre i miei belli vecchi pugni e calci. Così ho sempre risolto i miei problemi. E così li risolverò ancora. E sempre così sarà. Picciotti, siamo arrivati. Ehi, Paolo, siamo arrivati. Vedi che cosa devi fare, eh? Mi ha detto. Bastardo, adesso ti farò vedere il signor Faber che cosa è capace, anche di capisare. Stronzi, non avete idea di che cosa andrà incontro il vostro stupido boss capra. Non avete idea. Idea, ancora non è bello caldo di cosa da quando si scontrerà con quella capra. Non avete idea di quanto si scalderà, quanto griderà e farà tremare le vostre stupide gambe da scimmie di Jurassic. Bastardo, ancora con me ce l'hai, pezzo di merda. Come vedete, questa è la Santa Arena. Ho chiamato appositamente dei cari amici per poter assistere alla vostra disfatta. Siete voi? Pezzo di merda, te lo faccio vedere io. Dove cominciamo sto duello, via! Vedo che hai portato con te tante armi, cara capra. Purtroppo,
Dobbiamo decidere se si possa usare l'arma. Il nostro dinosauro è un problema. E allora come possiamo decidere se non è con un lancio del dado? E per questo avevo incaricato il vostro orribile, ripugnante e obbrobrioso cameraman. Sì, sì, dimmi, insultami pure, coglione. Non ho idea di quando ti distruggerò pure a te, coglione. Lancia il dado. Ecco. Allora, se esce pari, non si usano le armi. Se invece... guarda che bastardo, stai imbrogliando, hai lanciato prima il dado e poi hai detto le regole, ma scusa, ma che razza di regole sei? Cameraman, digli qualcosa. È vero, diglielo, cameraman. Capisco, capisco. Allora, niente, rimaniamo così. Se esce pari, non si usano le armi. Se esce dispari, le potete usare tranquillamente. Che c'è? Pensate che ho trovato il dado, è uscito pari. E insomma, le regole si rispettano. Puzza, quel dado è truccato sicuramente. Ma tranquillo, picciotto, non mi faccio intimorire, anche se l'avevo portata apposta tutte queste armi. Combatterò senza armi, capito? Con le mani nude, capito? Sì, fai lo sbruffone. Vedremo fra poco. Dal lato destro della Santa Arena fa il suo ingresso Gabsauro. Dal lato sinistro della Sant'Arena. Sì, abbiamo capito, picciotto. Vai, cameraman, riporta a posto lo sgabello, là, che cazzo è? Sarebbe una cosa di scena. Scalino per salire. Non fare tanto lo sbuffone pure tu con me. Neanche il tuo stesso cameraman ti vuole bene, capra. Come sei sfigato. Stai zitto, tuo pagliaccio. Comunque io dicevo che dal lato sinistro della Santa Arena entra Faber. Ecco, sta per cominciare uno scontro, credo. La folla sta gridando e io ho paura. Sicuri che devo fare io da arbitro? E allora chi se no, scusa, sei l'unico, insomma. Scusa, se no che ti paghiamo a fare. Ma non mi pagate. Appunto. Allora, se non vi devo ammazzare. Beautiful cameraman. Prende per il culo pure. Vai, stronzo, non lamentarti e fai il tuo dovere. La lascio stare, guarda. So, cominciamo sto scontro, va, che mi sto rompendo la coglione, capito? Vai, cominciamo. 3, 2, 1. Si comincia. Maledetto, adesso ti faccio vedere io. 3, 2, maledetto, ma te lo faccio vedere io. Prendo così. Quanto peso, maledetto. Ma minchia, lo potresti mettere a dieta, capito, maledetto. L'occhio mi ha preso, maledetto. Un cado al ring. 1, 2, 3. Faber è stanco. Voi potreste pure aiutarlo, eh. Come facciamo, che maledetto? Rialzata, capito? Mi devo uccidere a te. È pesantissimo, bastardo. Ma come cazzo fai? Mi aveva proprio creato in una maniera pesantissima, eh. Ma chi si sta ricordando? Tu non lo sai, voi non lo sapete, ma è una persona incredibile. Questa bastarda capra che mi interrotta si permette di avvicinarsi alla telecamera. Un pezzo di merda, capito? Che cazzo sta facendo? Via da qui! Lasciamo stare, se non mi arrabbio, se mi arrabbio sono cavoli. Maledetto, sembra al collo, ma prendi, eh? Maledetto!
Non hai capito come funziona quelle cose. Vai Faber, battilo, battilo Faber. Ma è durissimo quel Gabsauro, madonna. Incredibile, guarda come è assettatissimo di sangue proprio, mamma mia. Oh, terrificato, terrificato. Mamma mia, vai Faber, vai, vinci, vinci. Vai. Mannaggia, questo è un problema, prendi. È impossibile batterlo su mille cose. Non ci credo. L'aveva fatto proprio resistente. E senza le mie armi sono pure messo un po' a disagio. Ma c'è qualcosa che non va. Non può essere così forte. Ci deve essere qualcosa. Mannaggia. Calcio Faber, eh? Mannaggia la miseria. Lo faccio vedere a te, Pucciotto. Mannaggia. Sei pure senza una gamba. L'ho buttato a terra, Pucciotto. Ma vediamo. Paralizzato. Faber testata. Guarda questo maledetto. Mi ha preso direttamente dall'orecchio. Mi sta facendo un male cane. Mi sta ammazzando. Guarda questo picciotto. Mazza la miseria. Mi sto sanguinando l'orecchio. Non posso più stare così in questa situazione. Mi devo salvare in qualche modo. Mannaggia. Sono caduto dal ring. Ma c'è ancora tempo. Che passare si è realizzato. Se gli stolti guardano lo spettacolo, io dal canto mio preparo un altro spettacolo. Potere fluido. Mannaggia la miseria. Guardate se è possibile battere questo coso. E dopo con una pietra, un re, un manco, a calcio nella testa. Mannaggia la miseria. Grazie come non niente. Ci deve essere un modo per battere. Potere fluido. Potere fluido. Potere fluido. Potere fluido. Con il potere fluido. Ora posso attaccare con gli stolti. Hello, motherfucker. Oh, ma bastardo, ma che stai facendo? Bastardo! Se non ha avuto quello che si meritava. Se. Oh, finally, we are safe. Ma cosa stai dicendo, stupida zucca? Non sei salvo proprio per un bel niente. Non sei salvo proprio per... Rocky Joe. Cosa? Cosa ho appena sentito? Cosa sta succedendo? Rocky Joe, rinforzi. Oh, io mi sto facendo male, perciò smettila, basta, ma chi sei tu? Perciò non mi fa più paura. È giunta la tua fine, capito? Perciò è giunta la tua fine. Faber cannone. E adesso procediamo all'eliminazione. In piedi. Faber bottom. E se pensate che ci può essere qualcuno che mi può ancora prendere sul gioco di me, ho sbagliato. Sono l'unico campione, capito? L'unico e basta, capito? Di questa arena, Santa Arena, per oggi sono l'unico campione e basta. Grande Faber, sì, ce l'hai fatta. Godo. Grande signor Faber, mio padre, letteralmente. Beautiful. Oh. Mamma mia, abbiamo vinto. A parte che cavolo è questo tizio strano? Rocky Joe. Cioè, prima ha picchiato Faber. Rocky Joe, rinforzi. Rocky Balboa, rinforzi. È da prima che continua a ripetere le stesse cose, ma insomma, c'è stato d'aiuto. Grazie, coso, robot Rocky Joe. Rocky Joe, di niente. Rocky Balboa, di niente. Stai calmo. Rocky Joe. Scusa, maledetti,
Avete vinto la battaglia, ma non la guerra. Se pensate che il mio potere sia solo questo, vi sbagliate di grosso. Questo inutile strumento non è niente in confronto a lui. Avete visto Faber incredibile? Tra l'altro Faber ha usato la Faber Bomb. Bravo Faber, su Scremenzi. Bravo Faber che hai vinto. Però che cazzo è quel coso adesso? Che cazzo è quel robot pugile? Sì, effettivamente c'è stato l'intervento di questo strano pugile sus. E sus, che ne pensi? Però mi sta chiedendo troppe volte che ne penso io. Cosa ne pensa lei? Mamma mia, sus, com'è irruento. E sicuramente potrebbe essere collegato a Trucio. E a quell'altro coso robotico. È un robot della Cry. Ottima osservazione, insomma, però sono scappati, cioè Faber ha vinto l'incontro nonostante il caos e sono scappati, maledetti Fuzio, come ti chiami? E poi pure qui ho visto una cosa strana a fine video. Susu, ma le vedi tutte tu queste cose strane? Insomma, io tengo gli occhi aperti, lei invece è esuberante, uffi! E niente, Susu dice che ha visto qualcosa di sus a fine video e non lo sappiamo. E che siamo super contenti che Faber ha vinto? E anche questo è stato un match incredibile, quindi che dobbiamo fare? Taglio incredibile, noi ci andiamo a allenare e ci vediamo nel main event di Godomania, dove io e Sus affronteremo Alessandro e quei brutti cosi. Sus, sei pronto? No. E niente, Sus non è pronto. Cavero, sei pronto a fare l'arbitro? No. Niente, non è pronto nessuno a questo cazzo di video. Lo scherzo si sta arrabbiando. Quindi taglio incredibile, ci vediamo al prossimo video.